andiamo a guardare bene l'Albo d'Oro, da qui sono passati tanti corridori che poi hanno fatto bene al Giro d'Italia. L'ultimo grande test, l'ultimo banco di prova, sai, in una settimana poi non è che modifichi la condizione, il lavoro che è stato fatto è quello. Qui si può prendere morale o si può perdere, si può prendere o si può perdere. Poi il giro è lungo, alla sua storia, però già partire provandosi su questo percorso molto esigente, duro, e raccogliere ottime sensazioni è già uno stimolo importante per andare a fare un buon Giro d'Italia. Ci sono poi i guastatori, quelli che cercano la vittoria di giornata, e per questo che esce fuori sempre questo mix molto interessante, con questa doppia gara: chi pensa al giro e chi invece vuol vincere, chi pensa al giro vuol vincere per il morale, pertanto è sempre molto interessante. Siamo in un girone di ferro, si può dire. Abbiamo non solo la Svizzera Romanda come al solito, che è una gara del Pro Tour, quindi i Pro Team hanno il dovere di partecipare a queste manifestazioni qua. Poi abbiamo il giro delle Asturie in Spagna, abbiamo il giorno successivo il Gran Premio di Francoforte, e per finire abbiamo anche concomitante il Giro di Turchia. Quindi in questo girone di ferro noi abbiamo dovuto muoverci in una certa maniera. Ha aperto le iscrizioni il campione d'Italia, la Farnese Neri Sottoli, con il campione d'Italia Giovanni Visconti. Ha chiuso per il momento ieri le iscrizioni un altro squadrone, uno squadrone che risponde al nome di Liquigas Cannondale, con Nibali, vincitore del Giro di Spagna dello scorso anno, terzo al Giro d'Italia, in qualità di capitano. Quindi, alla luce di queste premesse che abbiamo fatto, dei corridori che ho appena citato, io direi di essere fortemente soddisfatto. Siamo qui a parlare del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano, una corsa ormai che raggiunge la propria internazionalità. Invece noi vogliamo restare un pochino in ambito locale. Tu hai coniato appunto l'attributo, il vezzeggiativo di questa zona come il triangolo delle Bermude. Sì. Beh, e allora il Gran Premio Industria Artigianato di Larciano è il festival di questo triangolo. È il fiore all'occhiello, perché un triangolo delle Bermude, diciamo capitale, nonostante che ne dica Eagle, non è Igor la capitale del ciclismo, siamo noi, e senza una corsa di professionisti ci sarebbe mancata qualche cosa. Dici, ma ci avete tutto, ma non ci avete una corsa di professionisti. Non solo ci sa la corsa dei professionisti, ma ci sanno i campioni. A San Baronto c'è il campione italiano, a Lamporecchio il nostro operatore lo sa bene, c'è il futuro delle corse a tappe dei prossimi 4-5 anni, ci saranno vari corridori che emergeranno anche con l'andare del tempo. Quindi io sono fiero che Larciano, grazie ai suoi sforzi, continui a dare alla nostra zona ormai anche questa gioia di avere la corsa dei professionisti, perché gli sportivi altrimenti si sarebbero lagnati che gli sarebbe mancato qualcosa. I have the bravest heart that you've ever seen, and you never met anyone. Quando abbiamo cominciato a mandare i bollettini per le iscrizioni eravamo un po' titubanti per tutte queste concomitanze, però siamo contenti perché Bruno Ferrali, che il nostro manager che pensa a queste cose, è riuscito praticamente a far venire i due campioni qui della zona sicuramente, sia Nibali che Visconti, e poi ci sono altri corridori di spicco che sicuramente saremo contenti. Di solito a Larciano i corridori vengono per correre veramente, non per preparare un'altra corsa. Penso sarà così anche per questa edizione, che è la 35esima, e quando una corsa arriva a avere 35 edizioni, 34 edizioni alle spalle,
è una corsa di grande rispetto. Il rispetto poi lo vediamo attraverso l'Albo d'Oro, un Albo d'Oro ricco, ricco di nomi, di campioni, di campionissimi. E anche quest'anno penso che il pubblico, che è sempre accorso numeroso, farà ala ai corridori lungo la salita che da Lamporecchio porta San Baronto, anche quest'anno onorerà la corsa come si merita. È una corsa importante, che ormai è diventata una grande tradizione per l'Arciano. Io lo so che gli organizzatori dovranno affrontare alcuni disagi per preparare la corsa, perché le cose oggi non sono ricche come qualche anno fa, però un appuntamento come questo occorre mantenerlo, perché te ne accorgi se lo perdi quanto è importante. And you still...